Andrea a vedere Pasolini. Io non sapevo chi era Pasolini, non avevo neanche idea di chi era Pasolini. Mi dicevo che era un poeta e che faceva cinema. Ma siamo andati lì. Siamo andati lì, ho bussato alla porta, ha aperto lui, ci ha fatto accomodare, ha preso il telefono, mi ha detto, ho trovato Gesù, da 2 anni, da 2 anni vorrei trovare Gesù. Ah, è andato sul sicuro con te? Esattamente, sei sicuro. E io gli ho detto di no. Ah, non volevi tu? Non volevo. Io volevo fare la rivoluzione. Ah. Ma in quel modo l'hai fatto ancora più forte. Perché sei... è così la vita. È vero? Sì, sì, è vero. Un contributo straordinario. Perché... anche questa storia di viaggio, così che è una piccola cosa, no? Però... cioè, per me mi ha influenzato Pasolini, perché ero un impegno politico, certo. Movimento studentesco. E poi c'è stato un periodo in Italia di crisi della militanza politica, dell'impegno, tanto il mondo non si può cambiare. Abbiamo avuto tutti una grande delusione planetaria, no? Tutte le persone impegnate nella sinistra. Dall'Italia, dalla Spagna, dappertutto. Lo so, quella storia è come, anche se non ci conosciamo, però c'era qualcosa che ci collegava. C'è un filo che unisce le lotte per il Vietnam, le lotte in America Latina, la dittatura militare. Grazie. Ariace pensa quello successo per Salvatore Allende. Ma non persone grandi, io avevo 16 anni quando soffrivo per Salvatore Allende. Sì, no? Sì. E però ci divide l'oceano, è una distanza planetaria, però e sentiamo quello. Poi perché c'entra Pasolini? Perché quando io un po' per università, un po' per lavoro, sono stato lontano da Viaggio, ma a un certo punto volevo ritornare a Viaggio. Quel mondo contadino, dove il mio comune, una comunità di pastori, di braccianti agricoli, no? Che c'è stata molta emigrazione, ma comunque io ho vissuto quella... Io sono figlio, mio papà è un maestro della scuola elementare in pensione, e lei piace anche oggi, perché ha 92 anni mio papà. Mia mamma è morta, sì. E ho vissuto l'esperienza del mondo rurale. Proprio eravamo quasi alla fine, e all'epoca, quando frequentavo la scuola elementare, Viaggio era un paese popolato pieno di asini, c'erano poche macchine, tanti asini, e poi c'era anche questi mestieri delle tessitrici, delle filatrici. Era un paese dove una comunità vive anche gli spazi fuori, quindi una idea di vita comunitaria, come devo dire, soprattutto perché il clima è favorevole, da marzo a ottobre praticamente c'è bisogno di stare fuori, nei quartieri rurali, no? E allora io ho vissuto quel periodo, e poi è un periodo che è durato poco, poi subito la modernità fa il suo ingresso con... E la lettura di Pasolini mi ha aiutato molto a comprendere, quando lui parlava di questo retaggio del mondo classico che è stato soppiantato così dall'irrompere della società tecnocratica, questo è detto alla fine, quando non ci saranno, diceva lui, quando non ci saranno più artigiani, braccianti agricoli, la nostra storia e il ciclo della produzione avrà reso inarrestabile i cicli della vita, così allora la nostra sarà una storia finita. Sì, sì. Ed era venuto in Calabria, pensava che sopravvivevano ancora in Calabria in questi focolai così di resistenza umana, che non si erano conformati alla società del consumo, che rendeva tutti dei consumatori, anche rispetto alla critica sulla televisione, il consumo come la ragione della nostra esistenza. E si consumano anche i rapporti umani, il valore, diciamo, non della materialità. E
Io ero attratto da questo, volevo tornare perché ed era un'anima inquieta, anche la mia storia personale, perché il rapporto, cioè mia moglie era una che veniva da quel mondo là, era figlia di pastori e ha avuto un ruolo importante nel cercare di elaborare poi in questo borgo abbandonato qualcosa, di fare qualcosa, ripartendo dalla periferia. Allora io ho riconsiderato con una persona che si chiama Antonio, che adesso è consigliere comunale con me. Lui è un artista, lui era uno che faceva le scenografie, io ho riconsiderato l'impegno politico dal basso, ripartiamo dai governi locali. E anche nella scenografia che abbiamo fatto ci siamo ispirati a Pierpaolo Pasolini. Lui abbiamo scritto delle cose, no? In lingua dialettale e ricostruito la storia dell'emigrazione riacese nel mondo. A Buenos Aires c'è una comunità di riacesi, tutti sono andati e sono attraverso il Porto Madero e il Porto di Buenos Aires. E poi c'è la comunità della parrocchia di San Cosimo e San Damiano, che sono i due santi protettori dei Rom a Riace, no? E anche là, quello che andava a dire celebrare la messa era l'attuale Papa Bergoglio, conosce Riace per questo. E i matrimoni, a me mi hanno arrestato per un matrimonio, per questi matrimoni che non ho fatto poi. Non... Le mie zie si sposavano così, con questi matrimoni, sorelle di mia mamma, con questi matrimoni per procura a Buenos Aires. C'erano tre sorelle di mia mamma e tre sorelle di mio papà. E questo... Voi sapete che lui è stato arrestato perché è stato accusato di aver combinato i matrimoni. Organized marriage in order to... Ma tu capisci l'italiano perfettamente? Sì, 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 sì. Anche lui, tu capisci? No, lui è. E poi quando con questo mio amico abbiamo fatto questo, ispirandoci a Pierpaolo Pasolini, per noi là vicino, soprattutto per l'analisi del decadimento della società industriale, del capitalismo, e ci siamo ispirati. E allora abbiamo, nel Riace che stava passando dal mondo rurale alla modernità, dove si abbandonava il luogo, della periferia rurale, e dicevano tanto ormai, ci siamo incontrati anche con un vescovo che è stato un nostro alleato, e lui diceva: finitela di dire ormai, ripartiamo dalla nostra identità, l'identità dei luoghi, il senso dei luoghi. Si chiama Monsignor Bregantini ed era uno legato alla teologia della liberazione, e io ho sempre pensato che teologia della liberazione e utopia sociale convergono verso un unico orizzonte. E poi abbiamo fatto questo racconto in lingua dialettale. Questo mio amico ha fatto la scenografia e abbiamo messo, eravamo nel 1997. Quando sono arrivati i primi migranti? Nel 98. Abbiamo fatto una scenografia con due vecchietti seduti su una panchina e abbiamo scritto Riace anno 2020, non c'è più nessuno, la rassegnazione. Poi abbiamo messo un vecchietto che tiene una come un cartellone nelle mani, e ci abbiamo messo una A di anarchia, via dell'utopia, via, con la A di anarchia, no? L'anno dopo abbiamo, per fare un racconto che è come se un epilogo ottimista, abbiamo detto: un giorno qualcuno ritornerà dal mare, dal mare sono andati, dal mare ritornano. Perché ci sono tanti paesi dell'entroterra calabro, questo viaggio che faceva Pierpaolo Pasolini nei luoghi, con il senso dei luoghi, no? E più che altro come un antropologo ha fatto lui questo viaggio, nei paesi interni abbandonati, perché tutti emigranti, che non c'è più nessuno. E così noi abbiamo pensato a Riace, ecco perché ripartire dalle periferie. E poi abbiamo, l'anno dopo, dal mare arriva quella nave piena di curdi. Ed è iniziata una nuova storia, capito come abbiamo previsto. E poi tutti questi anni, poi sono diventato sindaco nel 2004, perché la comunità locale
ha trovato delle opportunità, sono riaperti laboratori, la scuola, l'asilo nido multietnico, un laboratorio medico. Noi siamo stati nella poi abbiamo, scuola. Poi abbiamo costruito, anche curato l'effetto estetico del borgo, la fattoria didattica con le cassettine che sembrano, avete visto? Sì. Un presepe, tutte cose che e vogliamo fare come un'opera d'arte. Però questo ha significato anche dire dedichiamo la nostra vita così. Poi mi sono lasciato con mia moglie. Mia moglie adesso lavora, anche questo è un aspetto un po' che dovrebbe fare riflettere, a parte il mio rapporto con lei, ma lei era una figlia di proletari, di contadini. A un certo punto se ne va perché mia figlia sta male, Eliana si chiama, ha una malattia, si chiama anoressia. E lei dice, tu ti dedichi mattina, sera, tutta la vita così, allora non... Questo è stato dopo 29 anni. E poi dice, tanto per me, io povera, non c'è spazio. E adesso fa le pulizie nelle case della gente, praticamente, per andare avanti. Capito? Sì, sì. E io sono qua a Caulonia perché... Così. Perché poi sull'immigrazione si è giocata una partita politica planetaria, che poi questo argomento... È quello che diceva Enrico prima, che gli unici due argomenti della sinistra ora sono l'ambiente e la migrazione. La vita. La migrazione perché c'è il rapporto con gli esseri umani. Tu non ti puoi... Là, ecco perché ci sono settori della Chiesa, come io, paradossalmente quelli che sono vicini a me oggi di più per quello che io rappresento, no? Sono alcuni ambienti e settori della Chiesa, i comboniani come padre Alex Zanotelli, poi c'è un altro che si chiama Don Pierluigi Di Piazza che c'ha una fondazione a Udine, poi Monsignor Bregantini, il vescovo di Campobasso, prima era all'Opri, e questi... L'impegno verso gli esseri umani più deboli è l'essenza del Cristo della vita, del Cristo del Vangelo secondo Matteo, dei poveri, dei sottoproletari. Non c'è, e la sinistra se non parla quel linguaggio non rappresenta nulla, se non parla il linguaggio di questo sogno proletario, dei diritti umani, dei più deboli. E i migranti non sono altro che raccontano questa storia, raccontano questo epos dell'attuale mondo, che il viaggio, che è una è la metafora della disperazione di tantissimi esseri umani che intraprendono questi viaggi come ultima speranza per la loro vita. Perché è un mondo pieno di ingiustizie. È diventata la mission questo. Quello che ha fatto è bellissimo. Quello che lei ha fatto è bellissimo. Mi sembra però che quello bellissimo che ha fatto per gli altri non l'ha fatto per lei. È bello. Ma non mi importa questo. No, aspetta un attimo. Tu potresti farlo per gli immigranti, per tutto quello che hai detto, ma non l'hai fatto per te. Io con Ada Colau, per esempio, con questi vescovi che mi hai detto. Io seguo su lei adesso, certe volte anche mi stavano mi stavano dicendo di candidarmi alla elezione europea. No. Non ho voluto. No, che non vale la pena. Ma quello che tu hai fatto male è non farlo per te. Ma... Questa è l'indole, non è andata così la vita, perché... No, quello dell'indole vuol dire che i poteri politici del Ministero dell'Interno, del Salvini, di queste schifose lì, lo penserebbero molto di più. Se tu fossi con Ada Colau, se tu fossi con Enzo Bianchi, se tu fossi con Vinicio,
Così? Ma viene qua voi? Sì. Era Ghiaccio lì? Sì. Con me? Con me ci vuoi tu? Con Enrico Sì. Ma con tutti quelli lì? Non ci potrebbero niente con tutte le terre. I giudici a Roma hanno detto che guarda che situazione anche in Italia, no? I giudici hanno detto che la Cassazione, che è il massimo livello del, che decidono, hanno detto: ma che cosa avete fatto? Questo sindaco non doveva essere arrestato il 2 ottobre, avete fatto una grave violazione delle leggi. La Cassazione, c'è stato un eco in Italia internazionale, perché mi hanno detto, non è una cosa giusta. E hanno aggiunto, lui non è che, perché prima hanno detto che io ho fatto per umanità, no? E ha detto no, non è per umanità, è come dice la legge. Hanno fatto una motivazione. Mo, dopo domani abbiamo presentato con gli avvocati. Sì, il ricorso. No, abbiamo presentato la richiesta di revoca, sì. Di questo, dopo domani. Mo, dopo domani, come fa il giudice a non... perché è qualcosa più in alto di è una donna questa. Quindi è molto probabile che dopo domani ritorni ad essere una persona libera. Io sono stato queste settimane, alcune settimane fa, all'una università a Parigi, no? E con me c'era un regista che si occupa, che si chiama Wim Wenders. Sì. E lui dice lo stesso come dici tu, dice così, non parlare a nessuno Domenico, quando ti fanno tornare a Riace mi devi dire che io voglio venire a fare questo. Wim Wenders vuole riprendere, grazie. Perché io volevo conoscere. Okay, grazie. Lui è venuto per te, per Riace, per quello che rappresenta Riace ora in Europa. No, io quando ho chiamato Mimmo, quando ho chiamato te, ho parlato con un ragazzo di un centro sociale di Reggio Calabria. Con Peppe Marra? Sì. Ti ricordi si chiama proprio così? Sì, Peppe Marra. Lui ti ha chiamato questo e ti ha detto amico. E ti ha dato l'idea. Io appartengo a questi mondi, capito? Non alla gente sociale. Ma io pure. Io avevo... Io e Marcello Fonte, che adesso sta arrivando, no? L'attore che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, che è calabrese. Ah, quello là che ha fatto... Dogman. Sì, 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 sì. Perché anche una, lui è... È una magro, no? Sì. Allora, dopo domani è fondamentale. Se non mi accettano questa cosa, la probabilità è alta, perché... Se non accettano questa cosa, tutta l'Italia parlerà, perché non è giusto questo. No, che non è giusto. Perché il giudice gli ha detto, ma vedete che vi state sbagliando. Non era giusto nemmeno il 2 ottobre che mi facevano queste cose. Ma non è stato un arresto legato alla giustizia, è stata una cosa politica. Politica. L'unica persona vicina... forte con me è stato questa persona che ha fatto la scenografia quando è cominciata quella storia. Antonio. Perché Savini è tanto impresario? Perché quello che preoccupa la destra è il pensiero politico, il pensiero e l'idea. Noi abbiamo, io ho involontariamente ho detto, ma l'ideale della sinistra vera è un ideale di umanità, c'è poca differenza. Pierpaolo Pasolini era Partito Comunista, però lui nel Vangelo secondo Matteo ha parlato del Dio degli ultimi, non di una retorica, se no non ha senso se Cristo viene e fa una scelta di essere dalla parte del proletariato, delle prostitute, degli ultimi del mondo. Il potere dell'idealismo. E noi abbiamo detto, le persone sono arrivate a Riace, un paese povero, i poveri hanno accolto i poveri, senza una pregiudiziale, senza spontaneamente, perché come diceva Paolo Pasolini, chi non ha nulla non ha problemi di secondi fini, li accetta. E questa dimostrazione che appartiene ad un ideale politico della sinistra dà fastidio e dimostra come da una parte c'è una idea di umanità
di fratellanza della società e dall'altra esattamente l'opposto. C'è una idea di, che si apre, che non vuole la chiusura, che non vuole la barriera, che non vuole un muro che si alza, ma vuole un mondo di libertà. E questo, la piccola Riace ha lasciato un segno pesantissimo, che non hanno potuto nascondere, hanno tentato, ma alla fine il messaggio è arrivato. Il messaggio è arrivato che è possibile. I problemi con gli immigranti attrae molta attenzione internazionale. Allora Salvini chiede... Perché ti riporta alla dimensione dei rapporti umani. Il basico. Della paura, del sospetto, dell'invasione, così la vita non ha senso. Ci stanno dicendo, si stanno facendo diventare persone tristi, senza slanci, senza. Bisogna rischiare nella vita. Anche è normale questo, bisogna aprire. Poi così, la bellezza è questa, non è una cosa data per scontata, tutto deve essere. Sai come posso definire a Cristo? È la bellezza assoluta. Lui aveva trovato la bellezza letteraria, aveva trovato la bellezza morale, a fine che aveva letto, il Vangelo secondo Matteo, non aveva mai trovato la bellezza assoluta. E questa è la bellezza assoluta. Quanto tempo è durato il Vangelo secondo Matteo? Per fare le riprese, molto avete frequentato la Basilicata, no? No, abbiamo vissuto in Basilicata 2 settimane, in Barletta, a Crotone, in Calabria, c'erano 2 apostoli di Cutro. A Cutro. Wim Wenders è andato nei luoghi dove c'è stato Pierpaolo Pasolini nel Vangelo secondo Matteo, per fare le foto, perché Wim Wenders è uno appassionato delle foto. E ha fatto questo itinerario che ha fatto per Paolo Pasolini. E quanto tempo è durato il Vangelo secondo Matteo? 4 mesi. 4 mesi. 4 mesi. E poi c'era uno degli apostoli che si chiamava Marcellino. Io lo chiamavo Marcellino. È di un paesino a 50 km di Cutro. Marcellino non sapeva leggere, non sapeva scrivere, aveva 20 anni, era sposato con 3 figli. Era un pastore. Ciao. Quelli. Prego. Piacere. Ciao. Come stai? Allora? Ciao. Allora no. E poi ti saluta moltissimo il sindaco di Calitri, il nostro Michele Di Maio. Sì. Crocco ha trovato. Accomodatevi. Abbiamo parlato a lungo, ci lega tante cose. Sì, mamma mia, guarda, le cose impressionanti. Mi ha raccontato delle cose che rimango senza parole. Perché quando c'è stato lo primo dello sbarco, del 1998, per noi, per me e per un'altra persona che è stato sempre vicino a me quegli anni, che facciamo delle cose. Pierpaolo Pasolini era sempre un riferimento. Ripartire dalle periferie, dalle periferie rurali come Riace. Ancora quando in quegli anni di Riace c'erano tanti asini che giravano nel paese, c'erano questi mestieri, la tessitrice, la filatrice, un mondo che stava tramontando per fare lo spazio alla società moderna, del consumismo, che secondo Pierpaolo Pasolini era la fine.